Nayoko Hesepti infila la 12ª sconfitta consecutiva e consolida il suo ultimo posto in classifica, perdendo per 91 a 66 contro Legnano. Al di là della differenza di valori abissale tra le due squadre, quello che colpisce di questa partita è la non reazione della squadra dopo aver subito il classico break d'inizio partita. In pratica la gara è durata 6 minuti sull'11 a 8 per Legnano. Da lì in poi Legnano ha inserito le marce alte, è arrivata a 20 punti all'intervallo per poi gestire i secondi 20 minuti di gioco. Personalmente non voglio analizzare la partita da un punto di vista tattico, tecnico, perché ci sarebbe poco da dire. In pratica sarebbe un ripetersi per l'ennesima volta nel evidenziare i limiti di questa squadra, nonostante gli interventi sul mercato che a questo punto non stanno dando gli effetti sperati. Dall'ultimo arrivato, dal playmaker preso, non è che si potesse aspettare granché, in pratica solo un allenamento. Ma quello che voglio sottolineare, parto dicendo che all'inizio del terzo quarto ho smesso di prendere gli appunti perché sfiduciato dal comportamento e dell'approccio di questa squadra, che in pratica dimostra di non credere in questa salvezza. Lo dico chiaramente e parto da una domanda fatta a coach dell'Imperio in settimana, in intervista, concluso l'intervista dicendo faccio una domanda che credo anche i tifosi della Gioia Certa si stanno ponendo: chi è che crede fermamente nella possibilità di salvare la Gioia Caserta? Diciamo, la risposta di coach dell'Imperio è stata tutta la squadra, ma da quello che si è visto stasera onestamente ho dei grossissimi dubbi. Una squadra che non reagisce, piatta emotivamente, non presente. Al di là della, ripeto, la differenza di valori con Legnano, che è una signora squadra costruita per vincere questo campionato, che però stava andando sotto il proprio rendimento, e stasera in pratica dal stesso minuto in poi si è semplicemente allenata, e questo non va bene per una squadra che si deve salvare. Una squadra che tra l'altro è stata tenuta al rapporto dai tifosi tra il primo e il secondo tempo, proprio perché esasperati dalla non reazione di questa squadra. Il gesto ovviamente non va giustificato, ma comprendiamo lo scoramento dei tifosi. Credo sia arrivato il momento in cui questi giocatori iniziano a prendersi le proprie responsabilità, perché la società ha cambiato allenatore, è entrato sul mercato, però il risultato visto stasera, al di là della prestazione e della differenza di valori con Legnano, al netto di tutto questo, quello che mi preoccupa enormemente è l'atteggiamento e la garra, se la vogliamo chiamare alla sudamericana, se vogliamo chiamarla come la chiamiamo noi da queste parti, l'assenza di Gazzim che possa in un certo senso bilanciare i limiti di questa squadra, che sono tanti, che sono emersi già durante le prime partite e che purtroppo si stanno palesando. Da Rosario Pasquarella è tutto, dalla Paglia Ragazzi, un appuntamento alle prossime gare interne della Juve Caserta.